se maduro questo posto. Ok, arriva la nostra fontana di cioccolato. Siete pronti a competere per questa volta? Vi avverto che non sarà facile. Dovete mettere le mani dietro la schiena. Complimenti, siete pronti? Andiamo. Ok, buona fortuna. Ok, per prima cosa dobbiamo... sì, aprire i pinarelli. Ma come ce l'avete fatto? Ma perché? Dai, su, vi raggiungo subito. Ok, mi cava abbastanza bene. Vediamo come sta Mila. Le basi sono già pronte, ma non mi piace affatto. C'è qualcosa che non va. Dai, so, devo usare il pinarello. Avete visto con quanta abilità ho tolto il tappo? Ma è un'ottima idea! Così posso farlo anch'io? Cos'è stato? Perché Jennifer è caduta? Ma io volevo togliere il coperchio e il mio pinarello. E beh, sono caduto. Mi è di nuovo un passo avanti a me. Sta facendo una bellissima fontana. Cosa devo fare? Non lo so. Così, questa più mi aiuta. Sta per stare a dire no. Guarda cosa ci ho fatto. Ma perché? Jennifer, com'è potuto? Kate, ma perché stai ridendo? Ma è così divertente. Divertente, dici? Non credo proprio. Mia, ma perché mi spruzzi la vernice addosso? Questo sì che è divertente. E posso anche schizzare sopra il tuo disegno. Jennifer, ma cosa stai guardando? Guarda. Non credo che... c'è ancora il tempo. Ragazzi, il tempo è scaduto. Ok, vediamo. Bene, bene, vediamo. Cosa avete qui? Ma mi ha rovinato il disegno. Spero che non sarebbe piaciuto. Vabbè, temo che anche il mio lavoro non sarà dei migliori. Tutto grazie a Jennifer. Dai ragazzi, ma mi fate arrabbiare. Sono sicura che il mio vi piacerà. Onestamente, non c'è molto da scegliere. Ok, Jennifer, hai vinto tu. Prendi la fontana. Wow, è così grande. Invidiosi di me siete, perdenti. Voglio provare il cioccolato. Che buono che è. Dai, non dobbiamo limitarci a guardarlo. Dobbiamo rubare il cioccolato. Sbrighiamoci prima che se la beve tutta sola. Ed è brillante, mia. È gustoso. Ma dove è finito il mio cioccolato? Abbiamo deciso di darci la mano. Ma non è giusto. Vi presento il vostro nuovo premio. Non è molto carino. Sì, è un vero angelo. Dai, vieni qui, amico mio. Ma che razza di sorpresa è questa? Dobbiamo davvero dipingere la cacca? Mia, sei così intelligente, brava, andate. Sì, non ha un bel aspetto. Non voglio assolutamente disegnarlo, ma ci provo. Non ci sono comunque altre opzioni. Inoltre non credo che sarà difficile. Ok, sono rimasta indietro. Dobbiamo recuperarlo presto. Penso che disegnare con i piedi sia meglio che disegnare con la bocca. Ma dove viene fuori questa puzza? Ah, che schifo, mia. Ottimo, ho già eliminato il rivale. Ora posso dedicarmi alla pittura. Le mie possibilità di non incontrare quella brutta cosa aumentano di secondo in secondo. È sufficiente un piccolo sforzo. Dai, ecco, mi sto cavando bene. Dai, su, evviva, finalmente ce l'ho fatta. Ecco, sono un passo alla vittoria. Andiamo. No, ho perso il pinarello. Ma dove è finito? Vabbè, dai, prendo un altro colore. Vediamo. Ma non ci riesco. Ma che razza di funzione è questa? Wow, Mila, è quasi finito. Il tempo sta per scadere. Fermatevi. Dov'è il tuo lavoro? Oh no, non ho avuto il tempo di far nulla. Io invece... Dai, su, sono preparata. Va, forse alla fine mi piace il mio. Ma così così, vediamo. Ci ho provato con tutte le mie forze. Si vede, ben fatto, mia. Che ora è? Credo di aver dormito troppo. Wow, è ora di mostrare il lavoro. Dai, non ti preoccupare, ho già capito tutto. Ha perso. Ok. Oh no, non era colpa mia. Ero
Senza emozione stavo male, dai, ma devo proprio mangiarlo, sempre disgustosa. Non riesco neanche ad immaginare il suo sapore. Vabbè, lo provo a leccare, però dai, è dolce, non è così male. È pasta di cioccolato. Sono pronta a mangiarla dalla mattina alla sera. È delizioso, splendido. Ma cosa stai facendo? Smettila! Non sapete quanto sia buona. Sto per vomitare, è meglio allontanarsi. Volete provare? Ecco che arriva un altro premio. Oh, è così bello, soffice e adorabile. Dai, siedi qui, piccola. Dovremmo aspettare un po' prima che le ragazze facciano il loro lavoro. Tra l'altro, li dipingeranno direttamente sul viso. Andiamo. Oh, sarà mio. Vedrete, siamo fatte una per l'altra. Ecco, penso al trucco. Da Michu mi si addica molto bene. Non ho bisogno di una matita bianca, preferisco usare quella blu. Guardate com'è bella. Ecco fatto. Ora passo agli occhi. Ci sta davvero bene. Spero che sia bene anche a me. Non avete comunque alcune possibilità di vincere, rilassatevi. Disegnerò guardandomi allo specchio, è molto facile. Nessuno può battermi. Beh, ho già fatto la maggior parte del mio disegno. Jennifer, come sta? Non so cosa verrà fuori, ma mi piace molto il processo, anch'io. Ci puoi scommettere perché stai usando uno specchio? È ingiusto! Ma perché mi hai spinto Mia? Guarda cosa sta succedendo, non è giusto! Questo è certo, dobbiamo darle una lezione, così non infrangerà più le regole. Kate, ci hai costretto a farlo, mi dispiace. No, smettetela, Mia, per favore, il mio disegno. No, ma perché? Ci ho lavorato molto. Almeno non infrangerai più le regole. Sembra che Mia sia già sicura della sua vittoria. Non mi piace. Ehi, Mia, posso distrarsi? Credo che il tuo disegno sia un po' fuori luogo. Ma non preoccuparti, però io lo sistemiamo subito. Che succede? Cosa sta facendo? Come sta adesso? Meglio, molto meglio. È completamente diverso. Ok, vedo che tutti sono pronti. È fantastico perché il tempo sta per scadere. Dai, su. Ma com'è? Dai, non guardare questo disegno. Questo è ancora peggio. Ma davvero? Ma Jennifer ha risolto il problema? Mi ha ingannato. Non capisco cosa stia succedendo là, Sembra che non abbiamo molto scelto. Jennifer ha vinto. Dai, prendilo. E vai, ce l'ho fatta. Che bello che sei. Vieni qui, amore mio. Perché voglio stroncire? Jennifer, tu sei allergica. Meglio così, possiamo tenere il gattino. Non sto molto bene. Dai, su, vai a riposare. Wow, un sacco di salsa. Avete già capito? Con cosa dipingerete? È arrivato il momento di mostrarvi cosa? Un enorme pesce crudo. Non credo che nessuno lo voglia. Ok, dovete fare del vostro peggio. Le salse sono tutte vostre. Buona fortuna. Sono pronta a combattere fino all'ultimo. Non sei l'unica Mia. Ma che succede, Jennifer? Guarda, ma mi stai gettando la sfumatura in faccia. Oh, mi dispiace, non me lo aspettavo. Questo è semplicemente scandaloso. Spero di non essere interrotto da nessun altro di voi. E ora di continuare a disegnare. Vediamo cosa abbiamo qui. Sì, ketchup. Sembra molto bello. Un tocco di classe sulla carta. Penso che userò questo. Sì, mi piace di più il giallo. Continuerò a farlo. Guardate com'è bello. È giusto così. Tra l'altro è un vero piacere dipingere con questo colore. È così bello. Peccato che la salsa sia finita così in fretta. Devo prenderne un po'. Vediamo. Ah, una senape. Perfetta. È una tonalità un po' diversa, ma mi piace comunque. E io ci metto il ketchup in mezzo. È un'ottima combinazione di colore. Non posso assolutamente permettere che qualcuno mi dica che è brutto. Wow, Mila ha già un disegno finito. Sì, non mi resta molto da fare gli ultimi ritocchi. A quanto pare sono rimasto indietro.
devo pensare a qualcosa. Ecco, così dipingerò con tutte le dita. Ma che profumino delizioso, non posso farne a meno di provare. Ottimo, non riesco a staccarmi, voglio ancora e ancora, mi sta venendo un grande appetito. Cosa sta facendo Jennifer? Ma non doveva far questo. Ecco, finito. Oh no, il sugo avanzato è caduto proprio sopra il mio disegno. Dannazione. Mi dispiace dirvelo, ma il tempo sta per scadere. Ah, ecco, fermatevi. Buono. Oh no, non ho disegnato nulla. Come ho potuto? Questo è un fallimento. Il disegno di Mia è fantastico. Ecco, sono completamente fregata. Ma non ancora. Scusate, ma le salse sono rovesciate sul mio disegno. Prima che qualcuno se ne accorga. Dobbiamo cambiare disegni. Vediamo cosa hanno gli altri. Ecco il mio pesce, non è bellissimo? Difficile da discutere. Ah, cosa ne pensi del mio disegno? È un foglio bianco. No, non può essere. No, Jennifer, hai scambiato i nostri disegni. Non c'è modo di provarlo ora, quindi mangia mia, buon appetito. Questo odore mi fa star male, questa puzza è terribile. Non c'è niente da fare, deve mangiare. Ma io so cosa farò. Posso cucinare questo pesce. Così sarà molto più buono. Vediamo se è facile o meno. Questo è certo. Mi dispiace Jennifer, è stato un incidente, ma onestamente hai avuto quello che ti meritavi. Dai, smettila di parlare, friggiamo il mio pesce come si deve. Wow, che crosta deliziosa. Voglio proprio provarlo. Anch'io voglio provarlo. Troppo tardi. Io ho procurato questo pesce e quindi io me lo mangio. Che tenero che è. Mi piace. Usa la nostra sfida artistica. La fontana sarà data a chi la disegnerà meglio. Okay. Siamo d'accordo, allora cominciamo. Dovete disegnare senza le mani. È una regola fondamentale, è stato chiaro, potete cominciare. Sono sicura di avere la vettura in tasca. Perché devo sempre competere con degli inetti? Senti chi parla. Qualcosa mi dice che prenderò da quella fontana. È troppo bella da disegnare. Qualcos'altro è mia. Anche se non mi piace quello che viene fuori. Forse devo cambiare tattica. Credo che disegnare così sia molto più producente. Proviamo. Bene. Carello, anch'io voglio disegnare così. Non riesci nemmeno a strappare un fenarello. Non fa ridere. Cosa devo fare? Gli altri hanno disegni così belli. Non è un problema. Se non posso fare un bel disegno, devo rovinare quello degli altri. Mi aiuterà questo. Cosa hai fatto? Hai rovinato il mio disegno. Che sfortuna. Cosa ridi tu? Posso rovinare anche il tuo? Il tuo disegno è buono, quindi lo rovino. Così impari a ridere di me. Non è giusto. Chelsea, perché sei così emozionata? Adesso rovino anche il tuo. Non è necessario. Ragazze, il tempo è finito. Fatemi vedere i disegni. Non ho fatto in tempo a rovinare i disegni di Chelsea. Vediamo cosa ti ha fatto. Mary, ma che cos'è quello? Non sembra la fontana, ma una meba. Santa, il tuo disegno è scarso. Perché non ti sei impegnata di più? Cosa ne pensi del lavoro? Ok, è meglio delle altre, ma ho visto cose migliori. Comunque, vince Chelsea. Mi sono impegnata di più, quindi è giusto che vinca io. Pensi di bere tutto il cioccolato da sola? Sbagli. Lo vogliamo anche noi. Abbiamo dei tubi fatti apposta per questo.
mangiare la cioccolata. Sei un'amica? Per aver condiviso con noi. Ladre! Siete pronti per il prossimo round? Questa volta il premio sarà ancora più bello. Guardate queste cagnoline. Ed è pieno. È andato in bagno parecchio. E il vostro premio sarà questa simpatica cacchina. Chiunque le disegnerà meglio la vince. Vi auguro buona fortuna. Il tempo è già partito. Non voglio della pupù. Devo rovinare il mio segno in qualche modo. Devo fare il peggior disegno di tutta la mia vita. Esatto, non c'è niente di peggio che disegnare con il piede. Per l'odore sicuramente mi scusa. Cos'è? È esplosa una centrale nucleare? Ma dove arriva questo effettore? È solo il mio piedino. Tutti disegneranno qualcosa di bello mentre io faccio questo pasticcio qui. Nessuno se ne accorgerà. E non vincerò quella pupù. Maledizione, ho perso il mio pennarello marrone. Devo subito trovare un piazzo. Mi sembra di perdere tutto. Devo far più attenzione. Mi chiedo cosa hanno disegnato gli altri. Tempo finito. Vediamo i risultati. No! Fatto. Sono pronta a far vedere il mio disegno. Chelsea, mi aspettavo di più da te. Samantha, sei una brava ragazza. Hai un bellissimo disegno. Mary, perché sei addormento? Sto dormendo. Ecco il disegno. Oh, questa è la vera cacca. Quindi sei tu che vinci il premio. Congratulazioni, Mary. Pupù, maledizione. La devi mangiare. Sì, ma se fosse fortunata questa cacca diventasse cioccolata. Awesome. Sta mangiando veramente. Siete voi, Pupù. E questa è una specie di crema al cioccolato ed è molto buona. Volete provare? È molto buona. Ragazze, siete pronte per il prossimo scontro? Questa volta lotterete per questo cacchino. Che piccolo! È molto coccoloso. Se lo disegnate bene, è vostro. Questa volta dovete disegnare con dei pastelli sulla vostra faccia. Vi auguro buona fortuna. Perché il signore sulla carta assomiglia io molto di più a un gattino? Devo solo aggiungere un paio di tagli e sarà finito. Anch'io assomiglio a un gatto. Miau! E mi trucco meglio di tutti. Posso offrire quanto vuoi, sono l'unica che ha diritto allo specchio. Senza di questo non disegnerei niente di normale, ma lo specchio non è contro le regole. Yes! Oh, la vittoria in tasca. Chelsea non sa disegnare. E Mary. Wow, usare uno specchio? È contro le regole. Vergognati. Guarda, Chelsea. La vedi quanto è impudenza? Sì, non è giusto. Diamole una lezione. Togliamole il trucco. Mary, sei pronta per una doccia? Questo! Potevo vincere il gattino! Precisamente il gatto. Samantha sarà pitturato benissimo e non vincerà il gattino. Devo sabotarlo. Samantha, hai il trucco che spava? Dove? Cos'è giusto? Lascia che ti aiuti. Ora tutto è perfetto. Grazie mille. Ragazze, fate vedere le vostre facce. Mary, non ci hai nemmeno provato. Non sembri un gatto. Samantha, hai mai visto un gatto prima d'ora? Cosa c'entrano i pirati? Pirati? Che pirati? Oh, Chelsea, ci ho dato una lezione. Ora il conduttore apprezzerà il mio trucco. Sì, dobbiamo fare di nuovo la vittoria a Chelsea perché i vostri lavori sono oltre il pessimo. Urrà! Ora questa pupa è mia. Credo che la mia allergia è tornata. Non è un problema. Ora il gattino sarà in mani molto più affidabile. Le mie
è quello zio Mary? No, è mio. Ma ti sei visto? Accurati prima e poi ti daremo il gattino. Dato che l'ultimo premio era così bello, forse questo non vi piacerà. Combatterete per il pesce. Questa volta dovrete disegnare usando delle salse. Ok. Sarà difficile, ma ce la potete fare. Via. Sì, certo, sarebbe divertente disegnare quelle salse, divertente ma anche delizioso. Cosa stai facendo? Silenzia la tua spazzatura. Scusami, non volevo. Ok, non sono offesa, ma deve essere divertente disegnare con le salse. Sono così brillanti. È molto fico. Viene fuori che il ketchup non è male per disegnare. Awesome! Vedo che anche la salsa al formaggio sia brillante, quindi la posso usare per fare dei bei disegni. Ma non importa. Hanno tutto un aspetto luminoso e bellissimo. Quindi ogni salsa andrà bene. Non pensavo che usare quelle salse fosse così emozionante. Maledizione. Tutti hanno un disegno così bello. Devo impegnarmi di più. Anch'io voglio fare un bel disegno. Le salse ha un buon profumo, veramente hanno un buon sapore. Che delizia! Perché disegnare le salse da solo sono cose fiche? Davvero? Ora penso che mangiare le salse da sole sia strano. Non lo è bello e delizioso. Concordo, ma disegnare è anche bello. No! Stupide piccole scatole! Maledizione, hanno rovinato il mio disegno! Che posso fare adesso? Stupide immondizie! Mi sembra che ho mangiato tutte le salse! Non ho più nulla per disegnare! Ah, ok! Posso rubare il disegno a Samantha! Tempo scaduto! Vediamo i vostri disegni! Per vedere! E intanto prendo il disegno buono per me! Mary! Oggi è la tua giornata. Disegno così e così. No. Quello di Chelsea è molto meglio. Samantha, cos'hai combinato? Pensi che stare lì e non fare niente ti salverà da vincere il pesce? Oops. Non sarà così. Eccoci, un bel premio di consolazione. È tutta colpa di Chelsea. Non voglio mangiare il pesce crudo. Idea. Posso cucinarlo. What? È un'ottima idea. Non è per niente che mi sono accordata questo. Oh, Chelsea. Mi dispiace. Credo che lui ci sia andando a cena su te. Sì, ci sta bene. Coraggio. Con l'aiuto del bruciatore posso trasformare un brutto pesce in qualcosa di delizioso. E molto facilmente anche. Wow! Fatto. Auguratemi buon appetito. Buonissimo. Dove siamo? Che bello! Ragazzi, benvenuti a una sfida molto emozionante su Rapapà. Ragazzi e ragazze, il vostro primo premio sarà un lotto d'oro. Uno di voi sarà molto fortunato e diventerà ricco in un minuto. Ma anche in questa casa avete solo un minuto per fare un disegno del lingotto. E lo tempo è partito. Ho fatto disegni molto più complicati. Ok, penso di poter fare la cosa principale e non dimenticare ciò che mi è stato insegnato alla scuola d'arte. Ci vado da quando avevo 5 anni per un motivo preciso. Okay. Vabbè, perché devo dipingere così? Ma vabbè dai, anche così non è male, anche se... Hey, perché sei stato là? Okay. Dovresti dipingere.
Ah, lo so, è solo che stavo scegliendo la vernice. Oh, il blu, ma non va bene. Anche il rosso, vabbè. Nemmeno il marrone. Ma tutto qui, come faccio a dipingere? Le ragazze hanno quasi finito e io non ho ancora iniziato. Beh, di certo non avrò un lucato d'oro. Anche se... so cosa potrebbe aiutarmi. I miei gioielli d'oro sono realizzati con lo stesso materiale del lingotto, il che significa che sulla carta sembreranno molto credibili. Non resta che trasformare i gioielli in vernice. Posso farlo con una buona vecchia faccia. Fatto, che bello. L'importante è non scottarsi le mani con queste tazzine, vabbè, sarebbe molto piacevole, ma io ho dei guanti, ancora meglio, userò una puntina di metallo, così non mi farò male. Wow, l'oro è così caldo. Allora, bella, mi piace. Ragazzi, l'importante è che sembra un lingotto. Sì, sembra proprio di sì. Ma il disegno non sembra così bello. Devo inventarmi qualcosa. Non lo so. Devo solamente rubare il lingotto e non avrò nemmeno il disegno. Mani alto, il ladro viene qui. Ma chi era che voleva rubare il lingotto? Miranda, vergognati. Non si preoccupi, mi prenderò cura di lei. Abbiamo stanze speciali per le persone come lei. Ma non posso prendere delle persone da una sfida, quindi per ora dovrò limitarmi alle mani di Miranda. Ricorda che non puoi affrontare la legge, altrimenti potresti finire in prigione. Lingotto. Già, Miranda è ora un criminale, non posso crederci. Il tempo è scaduto, è ora di mostrare ciò che siete riusciti a disegnare. Bene, bene, Miranda, non va bene, e per il tuo comportamento dovrò squalificarti per il resto della regione. John, mi piace, molto bello il tuo disegno, è molto credibile, ma il tuo lavoro è buono, ma potevi farti meglio. Penso che sia ovvio a tutti che John è il vincitore del round. Ecco perché riceve la barretta d'oro. Che bello, sono così felice. Volevo davvero vincere. Mi sono persino liberato dei miei gioielli. In questo round avete un compito molto insolito. Non vi impiegherete. Farete una statua da Oscar in pietra. Non credo che nessuno di voi abbia mai fatto una cosa del genere. Quindi andate. Sono una ragazza in talento, quindi sono sicura di poter colpire la statua nella pietra. Ma prima devo prendere alcune misure per non confondere la quantità di forze da utilizzare. È necessario misurare la lunghezza, la larghezza e l'altezza della pietra. Quindi troppi numeri. La mia strada è molto ma molto più veloce. Devo solo fare le cose con calma. Io. Fermatevi, non c'è più tempo. E ora è tempo di andare a martellare. Ma è tutto forte che John. Dio, ma non riesco, ma è così pesante. E ora non è solo di sensibilità, ma anche il principio. Non lascerò che John vinca. Quasi finito i calcoli. Non resta che dividere per questa. Miranda, ma cosa stai facendo? Io ho realizzato la mia prima scultura. Fatto. Oh, guarda, così spaventoso. Ho fatto un po' di confusione.
confusione, ho fatto un teschio. Ma sei molto bello. Stop! È il momento di guardare il nostro lavoro. Vediamo com'è. Dai, devo spiegarmi, non resta molto tempo. Ecco, si è calcolato bene. Che bello, fatto. Miranda, avresti dovuto fare un Oscar, non questo è il tipo di lavoro che può solo spaventare la gente. Non va bene. John non è fatto proprio nulla. Sei un naso seduto sui pantaloni. Vergogniti. Emma, sono orgoglioso di te. Sei riuscita a costruire un Oscar bellissimo. Partendo da zero, quindi tu sei la vincitrice. Senza di voi, grazie mamma, papà, amici. Penso di aver di ricevere un premio. È arrivato il momento della magia. Scoprite come posso trasformare un pazzo di carte in una farfalla e farvi vincere un vero premio. Alcuni di voi saranno molto freddi oggi. Ok, sì, non mi siete francesi, è proprio lui, quindi cominciate, il tempo sta per scadere. Bene, bene, ricordo come fare così, facciamo un bellissimo origami e io vincerò. Non so fare nulla con la gara, ma per un premio come questo cercherò di imparare. Origami, ricordo che si tagliare è un po' di meno, ma non è adatto. Tirato la vostra Emma. Ora sì, rubo le forbici. Vediamo come fare senza le forbici. Penso che sarà molto, ma molto difficile senza di loro. Dove sono le mie forbici? Strano, ma erano proprio qui. Ma come fate? Posso far benissimo anche a me. All right. Senza le forbici, ma non è realistico. Ok, se prendo le forbici da Miranda, il premio sarà sicuramente mio. Fermati, non ti permettere di toccare le mie forbici, hai capito? Vai, giù le mani. Che male, ma potevi dire le cose invece di stringere così la mano. Immagino che pigliare qualcosa di carta non sia. No, questo è mio, guarda com'è bello. Non aspettavo di poter realizzare da solo. All right. L'aspetto principale è che mi piace davvero molto agli unicorni. Quindi io vincerò. Ragazzi, il tempo è scaduto. È ora di mostrare quello che avete fatto. Ok. Io ho un sacco di unicorni. E io ho un sacco di cose da mostrare. Spero che vi piaccia. No. Questa volta mi è deluso. Prima eri molto più intelligente. John, hai fatto bene. Sei riuscito a creare un vigilanza di unicorni. Anche tu hai fatto un altro lavoro e ora non so chi è la vittoria. John, sei un ragazzo, quindi dovresti lasciare vincere Miranda, soprattutto perché è davvero bravo. Ho sempre voluto sapere com'è essere un unicorno. Finalmente posso realizzare il mio sogno. Ma perché non va? Non lo so, per il momento perché è troppo pesante. Va bene, è solo che è ancora molto giovane, quindi non può sostenere un peso del genere.